Ogni anno abbiamo il portale 88, ma quest'anno ha delle particolarità specifiche, poiché non solo il giorno e il mese è 8, ma se sommi anche l'anno 2024, ottieni ancora 8. Cade di giovedì, il giorno di Giove, e come sai, Giove è il pianeta dell'espansione e dei grandi cambiamenti. La carta natale dell'8 è incredibilmente potente. Questo portale sarà il più potente degli ultimi anni. Se desideri manifestare abbondanza, prosperità, salute e guarigione interiore, questo portale energetico è fatto per te. Grazie mille per essere qui con me. Sono Lorenzo Grandi. Prima di entrare nel vivo, ti dico che il 7 agosto inizierà una masterclass con degli audio ipnosi guidati che ti inducono in uno stato profondo di coscienza alterata per connetterti con l'energia di questo portale nei successivi 11 giorni a venire. Trovi altre info qui sotto. Come ti dicevo, ogni 8 agosto è un giorno di portale energetico, ma quest'anno sarà ancora più potente perché cade di giovedì, giorno governato dal pianeta Giove. Giove è l'espansione. Tutto ciò che accade di giovedì tende ad espanderci, a potenziarci, a proiettarci verso il futuro. A livello numerologico, cosa significa l'8? L'8, come ben sai, è anche l'infinito. Simboleggia l'abbondanza, la prosperità, la capacità di creare ciò che desideri insieme all'universo. Rappresenta il potere, la capacità di manifestare e C parla anche dell'equilibrio cosmico. Il numero 8 è un numero magico, espansivo, benedice tutto ciò che tocca ed è il numero preferito di molte persone. Fammi sapere nei commenti se è anche il tuo. Questo 8 si ripete 3 volte, giorno, mese e anno. Quindi abbiamo anche il numero 3. Il numero 3, C, parla della Santissima Trinità, della creazione. L'8 ci parla di creatività, manifestazione, abbondanza e prosperità. E il numero 3 rappresenta il Figlio, lo Spirito Santo e il Padre, tutti in uno. A livello simbolico parla anche dell'energia femminile e maschile unite che generano una nuova vita. Il terzo numero presente è il numero 6. Se sommi 8 più 8 più 8, ottieni 24 e 2 più 4 fa 6. A livello numerologico, il numero 6 rappresenta l'amore, l'amore puro, l'amore stabile, l'amore incondizionato. Immagina il potere di questo portale. Il portale energetico dell'8 agosto è anche chiamato il portale del leone. Perché? Perché avviene durante la stagione del leone. E cosa rappresenta il leone? Abbondanza, creatività, espansione, forza, prosperità, innovazione. È tutto così allineato, così connesso. Inoltre, il portale del leone ha anche una connessione molto potente con una delle mie stelle preferite, una stella magica, la stella di Sirio. La stella Sirio è una delle più famose in tutte le culture e in tutti i tempi. Perché? Perché è la stella che brilla di più nel firmamento e può essere vista praticamente da tutto il pianeta. Ha sempre avuto una relazione molto speciale con diversi popoli e civiltà che trovavano in questa stella qualcosa di magico e speciale. Questa stella è assolutamente magica e quando ti connetti con i suoi codici, i tuoi doni, le tue abilità psichiche, la tua capacità di creare realtà e la tua forza interiore si espandono. Nella mia masterclass quest'anno ci connetteremo anche con l'energia di Sirio e Giove. Esiste una connessione molto bella tra Sirio ed Egitto nella disposizione delle piramidi. C'è chi assicura che la grande piramide di Giza sia stata costruita in perfetta allineazione affinché la luce di questa stella magica cadesse sulla grande galleria e illuminasse la camera della regina. La camera della regina è legata alle dee. Sirio è stata associata a vari dei dell'antico Egitto, come Anubi, il dio con la testa di cane, la dea Sotis rappresentata con la stella sulla testa, o Osiride e Iside. Il giorno del portale del leone, la stella Sirio si allinea con il Sole, inviando al pianeta Terra codici solari molto speciali che aiutano a elevare la tua vibrazione, la tua coscienza e la tua espansione, potenziando le tue abilità psichiche a livelli che non puoi nemmeno immaginare. Ma per farlo, come ti dirò a breve con alcuni consigli, devi aprirti a queste energie. Nel portale del leone è molto più facile entrare in contatto con il mondo dell'invisibile. La barriera tra i piani terrestri e celestiali diventa più tenue. Questo portale ti offre l'opportunità di connetterti ancora di più con l'abbondanza, la prosperità e la capacità di attrarre grandi quantità di denaro nella tua vita.
la capacità di realizzare obiettivi, di realizzare i tuoi sogni e di aprirti a nuovi livelli di coscienza, di attivare doni psichici, di manifestare nuove opportunità che vanno oltre la tua mente limitata. Sebbene il punto culminante di questo portale sarà giovedì 8 agosto, giorni prima e giorni dopo, questo portale rimane aperto. Direi addirittura fino al 19 agosto, quando avremo la superluna piena. Ecco i miei tre consigli per goderti al massimo l'energia del portale del Leone, che, come ti dicevo, va oltre questo giorno e si estende fino al 19 agosto. Consiglio numero 1. Inizia a connetterti con i raggi del sole. Se hai l'opportunità di connetterti con il sole all'alba o al tramonto, collegandoti alla sua energia e a tutta la saggezza che portano quei codici solari, sarebbe meraviglioso. Durante il giorno, prenditi qualche momento per connetterti con il sole, sapendo che i codici di Sirio stanno arrivando a te, permettendo a quel calore, a quell'amore e a quella saggezza di entrare in te. Il sole ti porta un sacco di informazioni, e se ti apri mentre prendi il sole e ricevi i suoi raggi, ti aprirai a una magia che non puoi nemmeno immaginare. Consiglio numero 2. Connettiti con i tuoi desideri. Cosa desideri realmente? Essere più abbondante? Raggiungere un obiettivo? Avere idee e intuizioni? Migliorare il tuo stato di salute? Quali aree della tua vita desideri potenziare e amplificare? Vuoi manifestare più amore nella tua vita? Forse desideri una trasformazione nel campo lavorativo o personale, un miglioramento a livello spirituale. Qualunque cosa sia, prenditi un momento in questi giorni per fare journaling, per scrivere e riflettere. In che punto sei ora? Dove vuoi andare? Consegnalo all'universo. Di fatto, dal 7 agosto terrò degli audio ipnosi guidati potenti aggiornati al 2024. Ti racconto tutto nella descrizione qui sotto. Che tu lo faccia con me, da solo o con altri, qualunque cosa tu scelga, ti invito moltissimo a prenderti del tempo prima e dopo il giorno 8 per ancorare a terra questi codici, vedere dove sei, stabilire intenzioni e lanciare nell'universo, a Dio, al Sole, a Sirio, ciò che desideri manifestare, perché questa energia ti aiuterà. È come cercare di raggiungere la riva remando controcorrente o approfittare dell'onda, salire e surfare fino alla riva divertendosi. Questo è il portale del Leone, un'opportunità energetica per cavalcare l'onda e proiettarti nella realtà che desideri vivere. Quindi approfittane. Consiglio numero 3. Pratica attività spirituali. Può essere la meditazione, il Reiki, il pendolo, qualunque cosa sia. Ti incoraggio moltissimo a praticarla in questi giorni. Sono giorni super ricchi per migliorare ancora di più, o meglio, aprirti ancora di più a Dio, all'universo e alla spiritualità, affinché le tue abilità psichiche si potenzino. Quindi, se coltivi la spiritualità nei giorni prossimi a questo portale, ci sarà un'accelerazione nei processi, nella manifestazione e nelle tue abilità psichiche. Ti invito quindi ad approfittarne nel modo che senti più adatto a te. Può darsi che per te una pratica spirituale sia fare una passeggiata nel bosco in silenzio. Perfetto. Forse preferisci scrivere. Qualunque cosa sia, pensa a ciò che ti aiuta a connetterti con la divinità, con Dio, con l'universo o qualunque cosa tu creda. Dal giorno 7 fino al 19, cerca di trovare momenti per connetterti con il tuo interiore. Se desideri che sia io a guidarti attraverso questo portale del Leone, sarà un onore guidarti attraverso anche i codici di Sirio. Terrò una masterclass di ipnosi guidata il giorno 7 di agosto, accessibile in qualunque momento. Come ti dicevo, questo portale è ampio. Non devi connetterti necessariamente alla stessa ora in cui io e altre decine di persone praticheremo questi esercizi. Puoi farlo comunque in qualunque momento tu desideri. Ti lascio tutte le informazioni qui sotto. Una è focalizzata sull'energia maschile per manifestare abbondanza, denaro, prosperità, che faremo per 5 giorni e negli altri 6 giorni praticheremo una focalizzata sull'energia femminile per ricevere tutti questi codici, tutta questa abbondanza, e fare una cerimonia potente che ti proietterà verso la prosperità e potenzierà ancora di più le tue abilità psichiche di manifestazione e tanto altro. Ti aspetto il 7 di agosto. Se è la prima volta che passi di qui, ti incoraggio a iscriverti al canale perché troverai molto contenuto di valore. Abbiamo raggiunto in questa famiglia di anime meravigliose oltre 140.000 persone. È incredibile.
Grazie per il tuo supporto, per esserti iscritto, per aver messo like e per aver condiviso il video. Mi sento super grato. Ti auguro un felice Portale del Leone. Se hai domande o dubbi, commenta qui sotto. A presto!